Alicia Sherif è una musicista francese. Dopo aver pubblicato 3 album in studio ed essersi esibita in importanti festival in tutta Europa, ha trascorso un po' di tempo a scoprire la scena musicale dall'altra parte dell'oceano, viaggiando per gli Stati Uniti. Con la sua storia e la sua colonna sonora naturale, Philadelphia è in cima alla lista di Letizia. Philly, come la chiamano quelli del posto, è piena di storia. Considerato il luogo di nascita della democrazia americana, è la sede della famosa Liberty Bell, un simbolo dell'indipendenza americana, ed è anche la città in cui è stata creata la prima bandiera americana. Philadelphia ha una vita culturale incredibile che aspetta solo di essere esplorata, quindi la prima tappa di questo viaggio è stata Milk Boy, uno studio di registrazione e bar che ha collaborato con alcuni dei più grandi musicisti americani. Ciao, come state? Bene, sono Letizia. Piacere di conoscerti. Philly è il luogo di nascita del paese, perciò ha un suo marchio preciso sugli Stati Uniti. E ci siamo sempre sentiti come se potessimo fare qualsiasi cosa e farla proprio qui, a Philadelphia. Vuoi vedere qualche disco? Sì. Justin Timberlake ha fatto molte parti vocali per questo disco. Questo è il disco di Kelly Clarkson. Miley è stata qui per alcune settimane. Dopo le prove, molte volte lo staff che stava registrando con Miley Cyrus è venuto al bar e ai clienti piace venire qui per vedere chi possono riconoscere. Philadelphia è famosa anche nei film e non poteva certo mancare una visita ai Rocky Steps, la statua di Rocky Balboa. Dopo una breve sosta è arrivato il momento di andare ad un'altra leggenda di Philly, Vintage Instruments. È il negozio di musica più grande ed eclettico d'America. Si trova di tutto, dalle chitarre vintage alle ukulele tascabili per il nostro prossimo viaggio con lo zaino. Ma soprattutto ci sono chitarre. Queste sono tutte Martins. E queste? Queste sono per lo più vecchie Gibson. Questa è una chitarra piccola, la chiamiamo Third Sides. È stata accordata leggermente più in alto e questa è stata costruita nel 1857 ed è quello che Gibson ha definito Argent and Grey Finish. Questa chitarra è del 1931, un po' usurata, apparteneva a un famoso musicista folk americano di nome Mike Seeger. Vibra! Le strade di Philadelphia sono perfette per una passeggiata, esplorando luoghi mitici come la casa di Betsy Ross, creatrice della prima bandiera americana, e la graziosa strada acciottolata di Alfred's Alley. Ma c'è un'altra specialità della città che urge verificare. Per farlo, chi meglio di Allison McCabe? Hey. Ciao, come va? Benvenuti a Philadelphia. Sono Allison. Sono Letizia. Nata e cresciuta a Philadelphia, Allison è una musicista. Ha suonato in diverse punk band, tutte al femminile. Lavora come giornalista musicale alla National Public Radio negli Stati Uniti. Ma oggi ci occupiamo di cibo. Questo è il re dei panini di Philadelphia. Siamo da Gino's, famoso per i suoi cheesesteak. Ci sono alcune cose che devi sapere su come ordinare un cheesesteak. With significa cheesesteak con cipolle. Without significa cheesesteak senza cipolle. Buongiorno, posso aiutarla? Sì, vorrei un with, per favore. E io un without. Com'era la tua cheesesteak? Eccellente! Ti dispiace se mi siedo con voi? Certo, dai! Mio padre è iniziato nel 1966. Siamo aperti 24 ore su 24, 7 giorni su 7. L'unica volta che chiudiamo è Natale e per il ringraziamento. Quindi puoi mangiare una cheesesteak a qualunque ora. E il fatto che Philly sia conosciuta per il cheesesteak, e io ne faccio parte, è semplicemente incredibile. Il cheesesteak è famoso, ma è solo una di quelle cose come la Liberty Bell, è solo un simbolo di Philadelphia. Però si trova in un pezzo di carta e si mangia. Nella nostra lunga lista delle cose da fare è arrivato il momento di visitare uno dei luoghi preferiti di Allison nella città, South Street. Quando ero una ragazza venivo sempre qui. Adesso andrei in diversi negozi punk, ad ascoltare gruppi dal vivo. E ovviamente vorrei anche fare shopping. Questo è uno dei miei negozi di dischi preferiti, Repo Records. Una delle cose migliori di Philadelphia è che la musica è così variegata e in questo negozio di dischi puoi trovare davvero di tutto. Dr. Dog è una grande band di Philadelphia, ecco alcune delle loro registrazioni. Andiamo a prendere una bella tazza di caffè. Thank you all. We're Pine Barrens from Philadelphia.
Al calare delle tenebre è tempo di uscire per assaporare la nightlife di Filadelfia. World Cafe Live è un famoso programma radiofonico e un incredibile contenitore di musica. Stasera i Pine Barrens si stanno esibendo. A Filadelfia c'è proprio tutto. La storia, simboleggiata dalla Independence Hall e dalla Liberty Bell. La cultura, la musica. Filadelfia ha una sua identità unica, scolpita proprio qui, sulla costa orientale degli Stati Uniti d'America.